Sportello Italia. E se non fosse solo spread? Buongiorno, buongiorno da Paola Bonanni, Sportello Italia. L'orario è questo, 11.30, subito i nostri contatti. Le mail a economico@rai.it, il WhatsApp anche audio al numero 335-8097-742, ma ci trovate anche, ricordatevelo, su Facebook e Twitter. E allora, oggi venerdì, iniziamo con le cosiddette eresie, le eresie messe sotto la lente dal professor Emiliano Brancaccio. Buongiorno professore. Buongiorno, grazie. Di che parliamo oggi? Oggi parliamo di George Soros, magnate della finanza, filantropo, attivista politico, insomma, personaggio divisivo come poco. Buono, perché benevolenza, no? La filantropia è questa. Vediamo. Soros in un certo senso rappresenta una parossistica incarnazione del vecchio motto di Arthur Schopenhauer, secondo cui tutti i rispettabili membri della comunità, dal sacerdote al filosofo, in fondo non sarebbero altro che maschere dietro le quali si cela uno speculatore. Quindi lui è questo. In effetti Soros non si nasconde, non si cela, egli è stato per davvero un grande speculatore finanziario che oggi però caspita, negli anni 50 ha dato del filo da torcere, anche più di recente, è chiaro. E però oggi si atteggia un po' anche a filosofo e a sacerdote, potremmo dire. Soros in questi giorni ha rilasciato un po' di interviste in cui ha espresso le sue solite opinioni politiche, ha suscitato come di consueto varie polemiche, un po' tutti si soffermano su questo Soros politico che a suo dire si prodigherebbe in opere di carità a sostegno della libertà e della democrazia nel mondo. Devo dire, io confesso di essere sempre piuttosto scettico su questo proselitismo sorosiano che si dice in difesa dei diritti. Però l'Italia è abbastanza criticato da una parte, diciamo, politica. In Italia, e non solo. Esatto. Ma su questo tema però dibattono già in tanti e io invece qui vorrei porre un'altra questione, perché secondo me quel che conta davvero, quel che interessa agli ascoltatori a proposito di George Soros è sapere come diavolo ha fatto a diventare così ricco. Beh, che ce lo dica, magari può essere utile, no? Nel mondo finanziario Soros è ricordato come l'uomo che mise in ginocchio la Banca d'Italia e la Banca di nel famigerato mercoledì nero del 16 settembre 92, Soros prese in prestito 10 miliardi di sterline britanniche, le convertì in marchi tedeschi, attese che la sterlina si svalutasse sui mercati del 15%, quindi rivendette i marchi sul mercato, tenne in cambio quasi 12 miliardi di sterline, poté quindi restituire i 10 miliardi ricevuti in prestito all'inizio e dunque alla fine della sua speculazione, all'ordo di interessi e commissioni, Soros si ritrovò con la bellezza di 2 miliardi di sterline in tasca, come direbbe Jack Kerouac, un'intera vita in un batter di ciglia. E un'operazione analoga poi Soros la ripeté subito dopo sulla lira italiana. Ora lei mi chiederà come faceva Soros a sapere che la sterlina e me lo faccia dire come faceva a sapere che i tentativi di Banca d'Inghilterra e Banca Italia di difendere le monete sarebbero miseramente falliti. Insomma, come faceva Soros? Come ha fatto? Ecco, cerchiamo di dirlo ai nostri ascoltatori. Allora, gli economisti ortodossi qui cercano di darci una risposta, diciamo, rassicurante. Gli ortodossi ci dicono che in questi casi l'attacco dello speculatore non è la causa del tracollo monetario, ma sarebbe solo una specie di innocente termometro che segnalerebbe una febbre. Cioè, l'attacco speculativo per gli economisti ortodossi è solo il sintomo di una malattia profonda che già attanagliava il paese prima di essere attaccato. Quindi insomma è buono, resta buono il personaggio, mettiamola così. Per esempio, gli economisti segnalano un'inflazione eccessiva che genera una perdita di competitività del paese e quindi un deficit commerciale verso l'estero, una malattia che in fin dei conti sarebbe imputabile a una cattiva politica dei governi che prima o poi dovrà per forza sfociare in una svalutazione. Lo speculatore quindi non avrebbe nessuna responsabilità, semplicemente vede in anticipo questi errori di politica economica dei governi e ne trae le ovvie implicazioni a suo vantaggio. Certo. Tutto molto pulito, tutto molto rassicurante. Ma allora qual è la sintesi? Il problema è che questa narrazione degli economisti ortodossi non regge bene alla prova dei dati. La storia ci insegna che in realtà gli speculatori non attaccano in modo sistematico i paesi in deficit commerciale, mentre talvolta invece attaccano con successo anche i paesi che sono in equilibrio verso l'estero. Certo. Qualcuno ha detto: gli economisti credono che i mercati finanziari e gli speculatori siano guidati dalla ricerca di un equilibrio, come se fossero un pendolo che torna sempre alla sua posizione iniziale. Ma la verità è che i mercati e gli speculatori
si comportano piuttosto come quelle palle d'acciaio usate per demolire gli edifici, abbattendo un'economia dopo l'altra. Cioè, certo, la speculazione non è semplicemente un sintomo, ma a volte può essere causa diretta dei malanni di un paese. Chiaro, e sa qual è chiaro la cosa interessante? Però me la deve dire veloce. Questa riflessione è di George Soros, che come filantropo per le libertà francamente non mi convince affatto, mentre come interprete del capitalismo finanziario, e potremmo aggiungere come reo confesso, secondo me è un soggetto da studiare. Grazie professore, a venerdì prossimo.